Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, in questo video vi farò vedere i miei prossimi regali di compleanno che mi sono appena arrivati. Perché io nel mio video dei nel, nel video precedente, insomma, nel video precedente vi ho fatto vedere i miei primi, ripeto, i miei primi regali di compleanno. E poi quando a dicembre ho rifatto la festa, me ne sono arrivati altri che in questo video intendo farvi vedere. Quindi bando alle ciance e buona visione. Dunque, il prossimo regalo di compleanno che mi è appena arrivato è questo qui, che in pratica sarebbe il coccodrillo delle Filippine di Turtles & Co. che si illumina al buio. E qui mi è stato regalato alla festa con un biglietto d'auguri con su scritto: "Tanti auguri Mattia, ti voglio tanto bene, Francesco". Quindi me l'ha fatto proprio lui. Beh, magnifico. Il prossimo regalo è un disegno fatto su carta trasparente con disegnato uno squalo e lì c'è anche Dory di Nemo. Bello, eh? Un altro regalo che mi è appena arrivato sono gli animali di Minecraft. Gli animali di Minecraft, diciamo. Dunque, questi animali, vabbè, sono praticamente gli animali principali del videogioco. E su questo lato della scatola c'è una lista completa di tutti gli animali presenti nella scatola. E con qui, qui su, questi sono la mucca, la pecora, poi c'è il maiale, il lupo e l'oselò. Anzi no, l'oselò, che sarebbe un mammifero terrestre e simile a un gatto. Se non lo conoscete non importa, se lo conoscete bene. E poi c'è la gallina. Bene, andiamo a vedere come sono fatti. Dunque, il primo animale è la gallina, con la testa che si muove. No, anzi no, ragazzi, in pratica tutti questi animali hanno le teste che si muovono e alcuni particolari, come ad esempio la gallina ha le ali che si muovono. L'oselò, invece, ha la coda che si muove, muove la coda oltre alla testa. Il lupo muove la coda, si può muovere la coda e anche le zampe. Al maiale, invece, si può muovere questi e questi. Invece la pecora, oltre ad avere la testa mobile, guardate un po'. In pratica è davvero strano, perché se voi la premete, in pratica le zampe si abbassano. Invece alla mucca le zampe si muovono. Ah, un altro regalo che mi è arrivato è un paio di scarpe della Fara. Vabbè, qualunque cosa sia. Vediamo un po'. Ecco qua. E adesso passiamo all'ultimo regalo del mio compleanno, che sarebbe un set completo di Minecraft Papercraft. Vabbè, in pratica si possono costruire tipo case o roba del genere, anche il protagonista, che sarebbe Steve, che magari lo conoscete tutti. Sul retro invece c'è tutta la lista comprata di linee dedicate a Minecraft. Io in pratica ho questa qua. Vabbè, qui è diversa, ma fa niente. Ora la apro e vediamo un po' com'è. Vediamo un po'. Che figo. Vabbè, qui c'è tutto il set. Ci sono i blocchi di legno. Vabbè, poi questo non lo so che cos'è, la roccia. Vabbè, questo è il lupo. E questo è Steve, il protagonista principale del gioco. Mattoni, poi questa è la. Poi qui c'è la porta. Roccia. E queste dovrebbero essere le istruzioni di montaggio per far capire come si fa. Vabbè, qui dice come montare Steve, come montare i blocchi, eccetera, eccetera. Mi pare che sono tutte istruzioni semplici. Vabbè, proprio semplici. Questo deve essere un nastro. Ah, poi ce n'è altri, diciamo. C'è anche ancora quelli con la porta. Ah, e poi qui ci sono anche i blocchi di vetro, ragazzi. Ci sono anche qui i blocchi per il vetro. E qui ci sono anche degli stickers con delle torcette. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quale altro regalo vi ha impressionato. Mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video.